No, la lezione del voto francese e anche inglese per le opposizioni italiane. Ma guardi, innanzitutto sul voto francese c'è da dire in primis una cosa, da registrare la forte, ecco, affluenza alle urne. Questo non si aveva dal 1981 in Francia e di conseguenza quando si registrano questi forti consensi, queste forti partecipazioni, bisogna sempre, ecco, premiare una partecipazione della democrazia. Ora, quello che è accaduto in Francia è un po' diverso da quello che può accadere in Italia, perché innanzitutto la Francia ha un sistema elettorale differente da quello italiano e poi la Francia ha fatto un accordo che hanno definito di desistenza, cioè si sono, diciamo, ritrovati per, ecco, evitare l'avanzata dell'estrema destra, che può essere anche la finalità. Sicuramente sarà la finalità a casa nostra, alle nostre latitudini in Italia, però noi non facciamo un qualcosa che nasce all'ultimo minuto per evitare, ecco, non è che bisogna evitare il centrodestra. Noi stiamo facendo quello che si farà è un accordo programmatico, cioè basato sui temi che abbiamo in comune con le altre forze di opposizione, e sulla base di questo accordo programmatico, quindi fare una struttura di quelli che sono i temi, di quella che sarà un'opposizione futura, ecco, lavoreremo proprio su questo. Quindi non un accordo di desistenza creato all'ultimo, ma sicuramente si farà un qualcosa di ragionato e lo vediamo anche con la lotta al caporalato. Eravamo presenti insieme alla manifestazione di Latina, noi e il PD abbiamo fatto la raccolta firme contro l'autonomia differenziata e siamo quasi tutte le opposizioni presenti. C'è la lotta alla sanità, insomma ci sono tanti, il salario minimo, ci sono tante battaglie in comune che abbiamo dimostrato di poter portare avanti tranquillamente come opposizione, come fronte progressista. Noi lo diciamo anche da leader del primo partito d'opposizione al governo Draghi, avete come Fratelli d'Italia votato sempre il sostegno militare a Kiev, è uno dei motivi che va allontanato da Viktor Orban in modo più sensibile, la distanza su che tipo di atteggiamento avete nei confronti di Vladimir Putin. Scutellà, voi la voterete o no, Ursula von der Leyen? 5 anni fa, ma sembra veramente passata un'era geologica, i voti del Movimento 5 Stelle furono fondamentali per far partire quella commissione. 5 anni dopo? Proprio per quello che diceva lei c'è stata una trasformazione di Ursula von der Leyen. Noi abbiamo visto una von der Leyen che all'inizio appoggiava un programma di transizione ecologica, all'inizio, ecco, era per i diritti sociali, successivamente poi ha avuto una trasformazione e adesso è per gli eurobond militari, per le spese militari. Sono temi ovviamente molto lontani dal Movimento 5 Stelle, che è l'unica forza politica che continua a sostenere che ci voglia per raggiungere la pace un negoziato, aprire negoziati di pace e per un cessate il fuoco. Quindi noi siamo ovviamente molto lontani. Poi se mi lascia, io approfitto della sua bontà per magari essere d'aiuto al dialogo e dirle cosa succederà con la Premier Meloni. La Premier Meloni è dinanzi a un bivio, cioè lei può stringere, può ufficializzare l'inciucio in Europa, lei che diceva che la destra sta qui e la sinistra sta qui, ora invece c'è una bella stretta di mano quando voteranno la von der Leyen, se la voteranno. Se invece non ci sarà questo voto, ovviamente l'Italia sarà messa all'angolo, cioè non conterà assolutamente nulla. Ma del resto io su questo ci tengo a fare i complimenti per la coerenza, perché se dovesse succedere questo, ecco, come non ha mai contato nulla l'Italia in Europa grazie a Giorgia Meloni, non continuerà a non contare anche Ma adesso. perché 5 anni fa voi avete fatto un inciucio, quindi? Con von der No, Leyen? assolutamente. No, no, ma noi, allora, c'è una grossa Non l'hanno fatto differenza solo loro. tra noi e la Meloni, perché la Meloni si riempie la bocca dicendo mai in Europa con la sinistra. Ora conviene con me che se dovesse votare la von der Leyen sta votando anche dei socialisti, sta votando anche la sinistra. Noi abbiamo sempre detto che le etichette non ci interessano. Cioè non è il terzo mistero di Fati, ma noi abbiamo governato con la Lega, abbiamo governato col PD, E noi siamo dicevate riusciti mai a con la far Lega e mai inserire col alla Lega. PD. Non so se Ma se lo noi siamo ricorda, riusciti. Scutellà. Sì, ma quella è una trasformazione del movimento, assolutamente. Cioè, lì c'era prima un'altra tipologia di movimento. Qua stiamo parlando sempre della stessa persona, della Meloni. Cioè, che il movimento sia in evoluzione non è un mistero, bene e giusto che sia Scusi, così. E però noi mi siamo perdoni riusciti a. perché devo capire Mi lei ha dica. detto io approfitto della sua bontà. Mi deve spiegare perché Certo. l'evoluzione di Giuseppe Conte come persona vale e quella di Giorgia Meloni no. O quella del Movimento 5 Stelle come Movimento Male e quello dei Fratelli d'Italia no. Ma guardi che non era Giuseppe Conte a dire mai con il PD, io per questo le parlo di Ma ha evoluzione del governato movimento, lui, non faceva Giuseppe lui il Conte. Premier con la Lega e poi col PD.
Certo, ma lui non ha mai messo dei freni o dei paletti, non ha mai voluto etichette. Cioè noi qua stiamo dicendo, governiamo, come le dicevo prima, con degli accordi. Quando noi siamo andati al governo con la Lega, c'era un contratto di governo che abbiamo stilato insieme alla Lega e siamo riusciti a far votare alla Lega una delle misure più a sinistra di sempre, come il reddito di cittadinanza. E se vuole sapere la mia, cioè quando si riesce a governare, a portare qualcosa di concreto per i cittadini, ma ben venga. A differenza, prima il collega dei Fratelli d'Italia diceva no, noi in Europa possiamo essere divisi, ma invece in Italia siamo uniti. A me questa cosa non sembra proprio, cioè l'ultima è la sanità. Ha presentato Salvini degli emendamenti per togliere l'obbligo vaccinale e loro non li voteranno e Forza Italia ha detto che non li voterà. Scutellà, cioè, posso chiederle una cosa sulla prospettiva e sul futuro delle opposizioni, ovviamente per quello che riguarda il Movimento 5 Stelle, il contributo che darà il Movimento 5 Stelle. Quel passaggio storico, no? Dal governo con la Lega, era agosto il papete, tanto ce lo ricordiamo tutti, al governo col Partito Democratico, la collocazione del Movimento 5 Stelle nel campo progressista è un processo senza ritorno? Cioè quello è il vostro mondo, il mondo del progressista, visto che siete entrati anche in Europa in un gruppo che non ha una definizione leggera, si chiama Left, quindi sinistra. Ma certo, quello sì, sicuramente noi, io quello che le posso dire con assoluta certezza è che non siamo con un'estrema destra, non siamo con quella destra che sta facendo quello che fa il governo Meloni, che continua a fare tagli, che riceve dall'Europa il patto di stabilità che costerà 13 miliardi di tagli sulle spalle dei cittadini all'anno, o abbiamo preso grazie alla Meloni una procedura di infrazione che costerà 27 milioni di euro al giorno per gli italiani, quindi sicuramente noi non sposiamo questa destra, una destra omofoba, razzista, le posso dire tutto quello che vuole, quindi sicuramente noi siamo in un campo progressista. Poi, come le dicevo prima, stiamo formando un accordo programmatico sui temi in comune.